Una breve introduzione alle ragioni di questo nostro stare insieme questa sera. E vi proponiamo stasera questo verbo pensare che abbiamo condiviso con questo Rocco D'Ambrosio, perché tutto sommato potremmo anche dire costruire la pace, auspicarla, tanti verbi, tutti giusti. E questa sera facciamo appello a pensiero. Pensiero della pace sia in senso genitivo soggettivo e genitivo oggettivo, cioè la pace che detta il pensiero, ma la pace che va anche pensata, perché il contrario della guerra non è automaticamente la pace. Cioè, se noi sottolineiamo la nostra capacità di pensare, possiamo fare un passo avanti rispetto alla guerra, perché sappiamo tutti che non avere la guerra è un primo passo fondamentale, ma poi senza la giustizia sociale, senza l'equità, senza la promozione umana, senza i diritti, senza la tutela della dignità di ciascuno, non si può parlare di pace. Certo, la guerra è la prima, come dire, condizione, perché altrimenti lì dove è posta in discussione la stessa esistenza dell'uomo. E qui mi vengono in mente due pensieri, no? Uno del Cardinale Martini, che diceva che la differenza non è tanto tra chi crede e chi non crede, ma chi pensa le ragioni del proprio credere e chi pensa le ragioni del proprio non credere. E come non pensare che anche nel dibattito in merito alla teologia della liberazione, quando in Sud America ci hanno mandato a dire: ma voi vi confrontate da secoli con chi rifiuta di credere, ed è una dialettica che va avanti da sé. Noi ci confrontiamo non con chi non crede, noi ci confrontiamo con chi non è più uomo, perché viene messa in discussione la sua stessa, il suo stesso diritto di esistere, la sopraffazione sistematica. Ora vengo al dunque. Questo pensare, questo invito a pensare come umanizzazione delle prassi, come architettura anche dei valori, perché noi quando pensiamo mettiamo in architettura, cioè ogni cosa cerchiamo di mettere al suo posto, di dare la dignità di una idea, di una affermazione, di un concetto. E nel fare questo, quando parliamo di pace, forse non ci dobbiamo dimenticare che le dinamiche che riguardano gli individui sono replicate pari pari anche dagli stati. Cioè, intendo dire che quando noi diciamo ma la risposta alla guerra, alla paura della guerra, non può essere una corsa al riarmo, stiamo dicendo intanto che c'è un approccio che ci deve contraddistinguere. Cioè, se io vado a vivere in un condominio e l'approccio fosse non mi fido del mio vicino, quindi la prima cosa mi compro una pistola, o se una coppia che si sposasse, scusatemi il paradosso, e il sindaco che celebrasse il matrimonio o il parroco che celebrasse il matrimonio dicesse: beh, ma siccome può succedere, e succede, ahimè, così di frequente, che tra di voi scoppi la guerra, chiamiamola così, beh, intanto comprati una pistola. Vedete, nel dirlo così sembra quasi grottesca, paradossale questa mia affermazione, ma a livello di stati è quello che è successo. Cioè noi, nell'approcciarci nella comunità statuale, invece di avere un'impostazione di fiducia, di coltivare le relazioni a livello giuridico, a livello economico, a livello sociale, il primo approccio è quello di difendersi e, ove possibile, di aggredire. Ora, noi, anche in questo senso, gli stati si comportano a volte come le persone. Noi diciamo che noi abbiamo la mia libertà. E diciamo una cosa che non è del tutto vera, forse. Cioè che la mia libertà finisce dove inizia quella dell'altro. È un concetto, se mi consentite, solo parzialmente vero, perché risponde a un'idea molto statica della nostra vita, come a dire che io dentro il mio appartamento sono io, posso fare quello che voglio.
e dove finisce il mio appartamento inizia l'appartamento dell'altro. Però ci dimentichiamo che una visione dinamica della vita, io esco da quell'appartamento e vado sul pianerottolo, già quando vado sul pianerottolo quello già non è più mio. Se non ho una visione dello stare insieme, del condividere spazi comuni, scusate, può sembrare analizzare il tema, ma è un voler dire che anche dal punto di vista costituzionale, ci arriviamo tra un attimo, l'articolo 11, se noi guardiamo la produzione degli studi sugli articoli della Costituzione, la primissima produzione è sempre in chiave, come posso dire, denotativa, lo studio del singolo articolo, libertà di manifestazione del pensiero, il diritto allo sciopero, il diritto... Si è andata poi evolvendo uno studio, un approfondimento di questi temi sull'interferenza tra questi valori costituzionali, perché è vero che io ho la libertà di manifestazione del pensiero, ma c'è anche la dignità della persona. È vero che ho il diritto dello sciopero, ma c'è anche il diritto altrui a circolare. È vero che ho diritto a iniziare un'attività imprenditoriale, coltivare e portare avanti, ma c'è il diritto all'ambiente. Cioè non è così semplice guardare le cose in sé se non vengono colte nel dinamismo. Il dinamismo può generare interferenze, può generare conflitto. E allora noi, in questa capacità di pensare che ci contraddistingue, uno dei verbi è anche quello del poieo, creare la pace, che è anche, come dire, a volte crearla con molta difficoltà, cioè non è una semplice deduzione. E noi siamo stati capaci, nella nostra capacità appunto creativa di secoli, di dare una risposta a questi grandi problemi che possono riguardare gli individui e gli stati. Abbiamo creato il diritto. Il diritto è stata ed è la risposta, perché se noi immaginiamo che solo per un attimo abolissimo all'Ocolotone il tribunale, la forza pubblica, che cosa accadrebbe se non ci fosse il diritto? Che, faccio per dire, l'artigiano che viene a fare il lavoro a casa mia e non lo voglio pagare, a chi si dovrebbe rivolgere? La persona che viene a rubare casa mia, da chi dovrebbe essere processata, punita? Se manca un livello superiore che trova legittimazione nella società. E difatti i latini dicevano che il diritto è stato creato ne civas, ne cives ad arma rua, cioè proprio per evitare l'uso delle armi. Quindi noi abbiamo imparato in parte a disinnescare la violenza, a disinnescare l'uso delle armi. Come? Con il diritto. Anche un diritto imperfetto, anche un diritto che una giustizia che non funziona come dovrebbe, ma è stata una risposta che ci ha consentito di creare lo Stato di diritto, che ci ha consentito di bandire la violenza nei rapporti interpersonali. Le stesse dinamiche, dicevo, riguardano anche gli Stati. Se lo Stato si guarda solo nella sua essenza, come se non avesse da condividere una storia economica, politica, con gli altri stati, ebbene, il conflitto non è più un accidente, diventa quasi un elemento necessario. E allora, quando noi parliamo di risposta che ha dato il diritto, io mi permetto soltanto, perché se sentiamo tutti quanti citare in maniera più o meno, a volte a proposito, a volte a sproposito, sentiamo citare l'articolo 11 della Costituzione. Ebbene, se mi consentite molto brevemente, vorrei evidenziarvi come l'articolo 11 della Costituzione ripercorre esattamente le stesse dinamiche dei rapporti interpersonali e soggettivi. Perché è vero che dice che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Perché non è forse vero che implicitamente ed esplicitamente i singoli individui ripudiano la violenza come mezzo di risoluzione delle proprie controversie sul piano civilistico, privatistico, sul piano criminale? Ma se ci dimentichiamo la seconda parte dell'articolo 11, che dice, non è un altro articolo, è lo stesso articolo, e dice, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia tra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Cioè, cosa vuol dire? Come i singoli cittadini ripudiano la violenza e riconoscono organismi superiori, che sono quelli appunto che ruotano intorno al mondo della giustizia, l'articolo 11 assume un significato profondo. Lì dove dice ripudia la guerra, ma perché riconosce e propugna la promozione di organismi superiori. E qui dobbiamo fare mea culpa. Cioè, che cosa ne abbiamo fatto noi degli organismi sovranazionali, delle cessioni di sovranità? Cosa abbiamo fatto diventare l'ONU? Può esistere un ONU che soggiace soltanto al veto di soltanto 3 o 4 paesi o superpotenze? Allora è in questa direzione probabilmente che dobbiamo continuare, non è l'unica, qui dobbiamo continuare a muoverci, cioè cessioni di sovranità in favore di organismi terzi e sovranazionali che possano garantire il disinnesco di questi conflitti e stabilire se e in quale misura determinati conflitti vadano o meno sanzionati. Ora, nei nostri rapporti personali sappiamo bene che se noi veniamo aggrediti, se il bene primario vita oggi viene aggredito, noi conosciamo degli istituti giuridici di remota memoria: la legittima difesa, lo stato di necessità. Ora, quando noi parliamo di legittima difesa, non viene meno il disvalore dell'uccisione di una persona. Anche l'aggressore ha una sua dignità. Non si tratta di dare una patente di disvalore alla vita di Caino. Si tratta, lo Stato, l'ordinamento giuridico, riconosce che la reazione a una violenza, ove attuale, proporzionale, inevitabile, non può essere punita. Ma non vuol dire che diventa un valore in sé la violenza. La violenza rimane comunque un fatto negativo. Tant'è vero che lo sappiamo bene, nei nostri tribunali, quando qualcuno ci finisce, perché ha ucciso, ha tolto la vita a qualcun altro e si accusa che lo ha fatto per legittima difesa, la formula assolutoria non è che il fatto non sussiste. La formula assolutoria è il fatto non costituisce reato, scusate questo tecnicismo. Cioè l'ordinamento dice: io riconosco che tu hai tolto la vita a qualcuno, non è una cosa positiva. Semplicemente io rinuncio a punirti, che è una cosa diversa. Cioè riconosco che le contingenze storiche ti hanno portato in una situazione tale per la quale io non potevo esigere da te una condotta diversa. Questo non toglie disvalore all'omicidio, perché quello comunque è un omicidio. Toglie la punibilità, perché riconosce il fatto storico. Ora, venendo alla guerra, è molto complicato. Sappiamo il dibattito che in queste settimane sta tornando. Ma allora è giusto dare le armi all'Ucraina? Ma allora diciamo l'Ucraina per dire qualunque altra nazione aggredita? Non è facile. Qui chiediamo soccorso, io mi fermo, qui chiediamo soccorso al professor Roberto Lombroso e agli altri relatori, perché il tema è davvero delicato. Ci dobbiamo approcciare a questo tema non come se stessimo assistendo a una conferenza, a un convegno. Approcciamoci, sono sicuro che questo sia l'approccio di ciascuno di noi, con un senso di vera compartecipazione, di intima compartecipazione alla sofferenza di queste persone, che poi non sono solo quelli dell'Ucraina, ricordiamocelo, cioè l'Ucraina adesso è sul tavolo perché è un tema che ci tocca molto da vicino, però guai se noi guardassimo soltanto ciò che è vicino e ci dimenticassimo tutto quello che è intorno. E dunque, quando noi diciamo, è davvero concludo, quando diciamo che il pensare ci dà la possibilità di avere un'architettura del pensiero e di non cogliere le contraddizioni dove antinomie non ce ne sono. Voglio dire, quando si dice che l'uso delle armi è una cosa in sé di svalore come mezzo di risoluzione dei problemi, ma guardate, anche quando parliamo di mafia, quando parliamo di terrorismo, noi affermiamo che queste realtà negative non si sconfiggono sul piano militare, si sconfiggono con una cultura giuridica, con una cultura, la cultura dello Stato del diritto, della legalità, del rispetto della dignità umana. Questa è la verità, non è retorica, questa è la verità. Non abbiamo speranze di poter sconfiggere la cultura mafiosa, la cultura terroristica, se non su quel piano. Però vi chiedo, posto che questa è la verità,
Don Ciotti che ha ascolta la manta, Don Patriciello che ha ascolta la manta. È in contraddizione con questo principio? Certo che no, non è una contraddizione. Ecco perché il nostro pensiero deve essere architettonicamente strutturato. Perché un conto è avere un'affermazione di questo tipo, di una visione di quello che noi vogliamo essere come società. Altro è dire, ma scusate, ma se qualcuno, un poliziotto avesse avuto il mirino, quello che stava per premere il tasto che avrebbe fatto saltare per aria Falcone e Borsellino, cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto dire, la mafia si combatte con la cultura giuridica, io non intervengo. E questa è la risposta che noi dobbiamo dare, punto interrogativo. Chiediamoci, ma forse, se noi volessimo andare a commettere un attentato in Piazza San Pietro, non troveremmo forse delle forze dell'ordine armate? Quei poliziotti sono armati. E se ci dovesse essere un malintenzionato, un folle o un criminale che volesse compiere una strage, lì le forze dell'ordine interverrebbero con la violenza e, se fosse necessario, anche togliendo la vita, ahimè, a qualcuno. Questo in sé sarebbe un fatto positivo. Certo che no, non credo che i poliziotti andrebbero in giro a dire abbiamo fatto la... Però hanno salvato altre vite. Il bilanciamento di questi valori è una cosa complicatissima che richiede tantissimo discernimento. E a proposito di questo, chiudo davvero con una, come vogliamo chiamare, una provocazione che lanciava forse Rocco D'Ambrosio qualche domenica fa. Noi conosciamo quella storia di quel tale che, scendendo dalla città, viene picchiato dai briganti. E questa persona esanime viene vista da una serie di persone che forse potevano occuparsi di lui per via del ruolo che avevano, le vite, eccetera. Sto citando, come sicuramente avete intuito, la parabola della Samaritana. Mi chiedevo l'altro giorno con il professor Rocco D'Ambrosio, sappiamo allora che quando c'è questa persona che è stata aggredita sul ciglio della strada, sappiamo che cosa dobbiamo fare o cosa dovremmo fare, poi se siamo all'altezza di farlo è un altro discorso. Ma che cosa sarebbe successo se la parabola del buon samaritano si fosse chiamata quella dell'ora prima? Cioè, fate finta che quella persona che l'ha aiutato fosse arrivato non quando quella persona era esanime, oramai lì picchiata in fin di vita, ma fosse arrivata mentre quei briganti lo stanno proprio in quel momento picchiando. E qui il problema. Cioè, magari quella persona che noi vediamo lì esanime, magari potrebbe essere anche stata una vittima, noi non lo sappiamo. Può darsi che quella persona il giorno prima aveva subito lui un'ingiustizia, aveva commesso lui un'ingiustizia. O forse i briganti erano stati costretti a questo gesto così violento, così condannabile, perché portati all'esasperazione, dalla fame, dall'ingiustizia. Non lo sappiamo questo. Ma se il buon samaritano fosse arrivato nell'istante in cui stavano malmenando questo poveretto, cosa avrebbe dovuto fare? La risposta non c'è. Per fortuna abbiamo chi, per sapienza, saggezza e competenza su questo tema, ci può dire delle parole sicuramente più profonde di quanto possa aver fatto io. Grazie. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. È molto bello vedervi così numerosi, l'inizio della settimana santa, in questa serata, come ha già detto il Presidente Convertini, che ringrazio Antonio per questo invito, ringrazio il Presidente dell'Erba che ha fatto nascere questa scintilla, naturalmente ringrazio Don Rocco che sarà poi il nostro vero pensatore, io sono in grado di offrirvi soltanto dei pensierini e qualche domanda per consentire poi a Don Rocco, che non a caso insegna filosofia politica, cioè il massimo del pensiero, possa aiutarci a circoscrivere i dubbi, a dare più risposte possibili e anche a darci qualche risposta alla nostra inquietudine. Diceva giustamente il Presidente Convertini, diceva Antonio, che questa di stasera vorrebbe essere una conversazione non salottiera. Non siamo alla presentazione di un libro, che pure è una cosa molto seria, non siamo in una situazione in cui possiamo prendere con leggerezza il tema, è una cosa talmente seria, talmente drammatica, siamo al 47° giorno di guerra, che dovremmo consapevolmente fare due cose: evitare di abituarci
perché la sua fazione, anche a diluvio di immagini, anche a cose sempre più raccapriccianti, rischia di indurirci, ma soprattutto rischia di non farci più pensare. E la seconda cosa da fare è appunto quella di non smettere di attivarci. Ciascuno di noi si può attivare in tanti modi, non soltanto facendo cose concrete che pure sono indispensabili in questo momento in aiuto a milioni di persone aggredite a freddo, ma dovremo non smettere di pensare a che cosa forse deve un po' cambiare del nostro stile di vita, che comunque un po' cambierà, perché ci sono degli impatti strutturali da questa crisi, da questa guerra. Non è un grande cataclismo, catastrofe naturale circoscritta in un territorio, diciamo un terremoto, o circoscritta nel tempo. Speriamo che sia la più breve possibile, ma è di confini in questo momento non individuabili, sia dal punto di vista del tempo sia dal punto di vista geografico. Quindi primo, non abituarci; secondo, non smettere di attivarci in modi anche diversi. Io volevo ringraziare anche i sindaci dei quattro comuni che sto imparando a conoscere, quindi Longo Rotondo naturalmente, poi anche Martina Franco, Fasano e Cisternino. Oggi ho avuto modo sia di dialogare con il presidente Convertini, sia anche di camminare in questo bellissimo vostro paese. Mi riprometto di poterlo fare anche negli altri tre. La pace non è scontata. Fino al 23 febbraio pensavamo di poterla dare come tale, anzi proprio non ci pensavamo. E invece abbiamo visto che è fragile e che può sgretolarsi all'improvviso. E questo è uno dei primi pensieri, no? Tutto ciò che ci sembra immutabile, anzi che diamo per scontato, che neanche ci facciamo caso, improvvisamente può venire meno. E allora c'è, da cittadini e da cittadine attive, c'è probabilmente qualcosa da fare, no? Anche la democrazia non è una cosa scontata, eppure la diamo per scontata. Magari, come dire, la prima forma di stanchezza della democrazia è quella di allontanarsi dal voto, giustissimo ed è legittimissimo, ma probabilmente bisogna contribuire a far sì che ci siano idee, proposte e persone che siano degne di meritare la nostra fiducia. Non possiamo soltanto aspettare che qualcuno ce ne venga incontro. E insomma, non vorrei andare troppo in là. Pensare tra dubbi e strategie. Io fra qualche momento porrò alcune domande per avviare questo dialogo, poi ogni tanto ci interromperemo, ci confronteremo con Don Rocco, che ha preparato anche una bellissima ed efficace presentazione. Volevo però passare attraverso alcune domande e alcuni dubbi che a mio avviso non sono veri, e mi faccio aiutare oggi da un bellissimo contributo che una scrittrice nota sul Corriere della Sera ha offerto, e vi consiglio di andarla a recuperare nella sua interezza. Io vi leggerò soltanto una cosa. Allora, intanto i dubbi. Quanto durerà la guerra? Non è una domanda soltanto, diciamo così, dal sapore del pronostico, ma è una domanda profonda, perché avremo bisogno probabilmente di qualcosa di più serio dal punto di vista della mediazione diplomatica. Mi sembra che non si sia attivata una mediazione diplomatica all'altezza della situazione. C'è stato un po' di teatro, ma noi sappiamo che le vere mediazioni, quelle più efficaci, sono quelle segrete, quelle che partono in sordina e magari si esauriscono senza neanche un cessato il fuoco, che è una cosa diversa da una tregua, che è una cosa diversa da una pace duratura, perché la pace, come diceva Antonio, non è soltanto assenza di guerra e tante altre cose, ma intanto ci serve il primo passo, no? Il cessato il fuoco. Ecco, non escludo che ci siano delle iniziative segrete, che probabilmente sono le più promettenti, e non escludo neanche che si siano avviate e si siano anche concluse. Ma noi sappiamo
Mi vengono in mente due iniziative segrete di ormai tanti anni fa, in conflitti quasi dimenticati, uno forse no perché ritorna in questo momento per altre ragioni, e iniziative condotte da associazioni, non da stati né da organizzazioni. Mi viene in mente la prima guerra cecena, 1995, quando regnava il presidente della disintegrata Unione Sovietica, la Federazione Russa, così si chiamava, era Yeltsin. Il successore di Yeltsin poi fu Putin, il primo Putin. E lì ci fu la seconda guerra cecena del 1999, ma nel 1995 un'associazione con sede vicino ad Arezzo, che si chiama La Rondine, andò a Mosca e riuscì ad ottenere un cessato il fuoco di 72 ore. Poi, per un malinteso forse linguistico, dopo 48 ore si interruppe. Però appunto fu fatta da una piccola associazione sconosciuta, immagino che forse qualcuno di voi la conoscerà, ma tutti là, ovviamente l'esperienza della comunità di Sant'Egidio, con una lunghissima trattativa di anni e anni e anni in Mozambico, che ha portato ad una pace duratura. Ovviamente poi ci sono anche casi di successi diplomatici ufficiali, ci mancherebbe, ma in questo momento abbiamo visto che c'è un muro al Cremlino, in molti sono andati, in molti anche sono tornati e non ha funzionato. Quindi c'è bisogno di una mediazione forse più convinta, più globale, meno eurocentrica, perché uno degli effetti strutturali di questa crisi dovuta ad un'aggressione, quindi non è una crisi sanitaria, diciamo, no? È proprio un atto dell'uomo molto molto strutturato, molto molto intenzionale. Il quanto durerà la guerra dipende probabilmente dalla serietà di un approccio diplomatico convinto e globale, perché ci sono tantissimi soggetti, non li cito. Una seconda domanda è: quali prezzi e quali costi sotto tutti i profili? Ne cito soltanto tre, ma sono molti di più i profili che ci interessano. Il profilo umanitario è quello più sconvolgente: milioni, siamo a oltre 5 milioni di rifugiati. Sono cose impressionanti. Noi quando vedevamo 100 immigrati, magari con il colore della pelle un po' diverso, con storie magari altrettanto drammatiche, ma che noi non avevamo al centro della nostra attenzione, ci sembravano già tantissimi, no? Quindi pensate che impatto di medio periodo, e l'importanza della durata della guerra ha un effetto anche sulla pressione migratoria, no? Perché un conto è stare 6 mesi come siamo, un conto e stare anche di più. La terza domanda è: quali effetti strutturali? Ecco, un secondo effetto è quello della crisi energetica. Anche lì abbiamo dato per scontato per sempre che noi avessimo a disposizione, sin dai primi gesti del mattino, accendere la luce, accendere la macchina del caffè, se elettrica, scaldabagno, l'aria condizionata per rinfrescarci o la caldaia per... Lì c'è sempre dietro un'importazione, nel 47% del totale un'importazione di gas russo, e non lo sapevamo oppure non ci facevamo caso, ed essendo un'importazione è possibile che l'esportatore possa a un certo punto non volerlo più esportare o alzare il prezzo, o addirittura sia invece l'importatore che decida di, sotto forma di sanzione, di rallentare gli acquisti, come si sta discutendo, e non è una scelta da poco in queste ore. Insomma, si potrebbe andare lontano. Chiudo prima di passare alle domande che porgerei a Don Rocco. A quelli che definirei dei dubbi, siccome è uno dei termini della nostra conversazione oggi, uno dei dubbi superabili, non dico non veri, voglio rispettare chi pone onestamente questi dubbi, ma uno dei dubbi superabili. E qui vi cito appunto Dacia Marini, una scrittrice che
conoscete sicuramente, non sono un appassionatissimo, ma oggi la sua chiave narrativa, che inizia nella prima pagina del Sole 24 Ore, scusate, del Corriere della Sera, e si chiama I falsi miti di guerra, utilizza appunto una chiave narrativa molto efficace, e cioè prende 10 dubbi o falsi miti, o come li definisce lei, 10 vulgate, e cerca di razionalmente di contestarle. Vi leggo soltanto una nuova, la nona, poi vi consiglio di andarla a leggere perché è una buona sintesi di alcuni falsi miti, ripeto, con il rispetto di chi onestamente li pone, con un pochino meno di rispetto per chi strumentalmente li pone. La vulgata numero 9, citava questo tema anche Antonio, perché ci siamo confrontati oggi, siamo stati in gioventù, siamo tuttora obiettori di coscienza, quindi abbiamo fatto una scelta in giovane età che è stata molto, ce lo siamo raccontati oggi, è stata molto fonte di domande nelle scorse settimane, ma diamo la stessa risposta. Dice, armare gli ucraini significa incrementare la guerra, ma siamo sicuri che disarmandoli e lasciandoli alla mercé del più potente la guerra di conquista finirebbe? E ci sembra giusto che un popolo di 40 milioni di persone rinunci alla sua libertà e alla sua identità per paura, accettando tutte le pretese di un paese invasore? Se l'Italia non avesse combattuto la sua battaglia di libertà sotto il regime fascista con una resistenza che ha dato dignità al suo popolo e oltretutto le ha permesso di mostrarsi degna di un minimo di credibilità nel dopoguerra, che fra l'altro ha prodotto una classe dirigente tra le più illuminate e coraggiose di tutta la storia nazionale, da cui è nata quella cosa straordinaria che è la nostra Costituzione, più volte richiamata oggi da Antonio e proiettata prontamente da Don Rocco. Ecco, saremmo stati meglio come paese se non avessimo avuto il coraggio, la forza e gli aiuti per difenderci? Ecco, secondo me, in maniera pacata ma molto netta, è importante ascoltarci e sgombrare il terreno da delle superficiali prese di posizione che tendono forse a semplificare e ci seducono perché ci fanno vedere tutto bianco o tutto nero. A volte ci sono anche delle tonalità di grigio. Arrivo alle domande, finalmente. 5 domande per iniziare a Don Rocco. La prima è: perché questa guerra? La seconda è: di chi è la colpa? È soltanto da una parte? La terza: che fare? Aggiungo un pezzo a questa terza domanda: siamo sicuri ciascuno di noi che stiamo facendo tutto il possibile? Quarto: è lecito aiutare l'Ucraina nella difesa? Abbiamo affrontato il tema, ma qui la domanda è diversa, è lecito. La quinta: sono lecite le sanzioni alla Russia? Mi fermo qui, vi ringrazio e poi dialogheremo. Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie al Presidente, poi ti chiamerò Antonio. Con il permesso di intervento, perché lui ci tiene, si chiama Presidente, quindi ringrazio naturalmente chi ha scelto di partecipare a questo incontro, in modo particolare i sindaci, però basta con i ringraziamenti, sennò poi togliamo il tempo alla nostra discussione, che è una riflessione, come diceva anche Sergio, il dottor Sergio Gatti, è un tentativo di capire, le domande sono tante, quindi io cercherò un po' di rispondere, però voglio fare una premessa che è questa, che la prendo da un'affermazione di Bobbio. Esiste una grande filosofia della guerra in quanto fenomeno positivo, ma non esiste una grande filosofia della pace. E questo è un punto di riferimento molto importante. Molta della nostra confusione in merito a questo conflitto, come ad altri conflitti, deriva da questa
carenza culturale. E faccio un esempio, voi sapete che i ministeri che hanno a che fare con le forze armate durante la Seconda Guerra Mondiale si chiamavano ministeri della guerra, poi hanno iniziato a chiamarsi come il nostro, no? Ministero, come il nostro italiano, la nostra Repubblica, della difesa, e in alcuni paesi, anche in Italia, è stato fatto il tentativo di trasformare il nome del ministero in ministero della pace, ma no, non ci si è riusciti. E sapete che presso questi ministeri ci sono delle vere e proprie scuole di guerra che hanno tutta una filosofia. Il testo fondamentale è quello di un teorico della guerra che si chiama Clausewitz, che diceva che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, cioè quando la politica fallisce viene la guerra. Tutto questo dà conferma a questa affermazione di Bobbio. Noi siamo preparatissimi sulla guerra, ma siamo molto meno preparati, come diceva anche Antonio prima, sulla questione della pace, perché poi la definiamo al negativo. C'è pace quando non c'è guerra. Eppure le tradizioni culturali che stanno dietro di noi, alle nostre spalle, noi siamo contenti, noi del sud, non so, tu sei dove sei nativo? Cioè, sei di Roma, vabbè, pure io abito a Roma, però voglio dire, noi possiamo vantarci di essere della Magna Grecia, e quelli di Roma no. Non sappiamo dove finisce la Magna Grecia, secondo quelli di Minervino finisce a Minervino, però comunque qui siamo sicuri di esserci in Magna Grecia. E allora, noi abbiamo alle spalle delle tradizioni culturali che hanno detto tanto sul tema della pace e sul tema anche della guerra, ma hanno detto sulla pace. Chissà perché poi, pian piano, le abbiamo perse. Le cito quelle che sono la radice della nostra cultura. Voi mi direte, ma che c'entra questo con la domanda perché questa guerra? Perché ogni guerra ripropone il problema culturale, cioè ripropone un indebolimento del pensiero e naturalmente degli attori, per cui più che avere un ministero della pace abbiamo sì e no un ministero della difesa, ma forse abbiamo veri e propri ministeri della guerra. Cioè, l'ho detto con questa battuta per dire, più che progettare la pace non riusciamo neanche a progettare la difesa e progettiamo direttamente la guerra. Faccio velocissimi alcuni riferimenti perché non voglio stare tanto. Nel termine greco, che è Elenè, la pace ha a che fare con la prosperità in origine. Quando poi questa prosperità viene applicata alla città, che per i greci si chiamava polis, questa prosperità diventa concordia, socialità, stare insieme. E lo stare insieme è possibile, dice Aristotele, se la polis garantisce l'eugen, una vita felice. Anzi, la polis nasce, scrive Aristotele, per garantire una vita felice. E la vita felice è legata, sto facendo sintesi di tanti tanti riferimenti che non vi tengo ora, e la vita felice è legata a due virtù, alla filia sociale, politica, cioè della polis, della città, l'amicizia, e alla giustizia. Quindi, cogliete la ricchezza, non è l'assenza di guerra, ripeto i termini, è prosperità, è concordia, è buona vita, è amicizia sociale, è giustizia sociale. Tutto nella polis. I greci non la facevano la guerra? Certo che la facevano, però attenzione al presupposto culturale. Quando si è deboli in materia di pensiero, per questo abbiamo chiamato così l'incontro, la guerra
è molto più facile, è molto più realizzabile, perché la cultura è baluardo alla guerra. Cioè, non so se vi ricordate, no? Durante il primo colloquio del conflitto in Ucraina, le persone che sono state mandate al primo colloquio, diciamo, per trovare non la pace, ma almeno una tregua, no? Giustamente l'informazione ha fatto notare che da parte russa erano tutti di guerra fondai spietatissimi, e da parte ucraina erano delle persone molto deboli nella capacità diplomatica. Ti sembra poco questo? In quel momento, attorno a quel tavolo, non dico che ci sono le sorti delle popolazioni, ma c'è comunque la possibilità di trovare uno sbocco o non trovare uno sbocco. Sergio faceva riferimento a un'opera diplomatica avvenuta in Cecenia. Un fatto è poi quella in Mozambico, dove chi ha fatto la mediazione in Mozambico, uno dei maggiori attori, si chiama Matteo Zuppi, attualmente è cardinale a Bologna, è stato 3 anni prima a imparare lo Swahili, perché ha fatto la mediazione in Mozambico parlando la lingua delle persone. Quindi anche questo dà forza alla pace. Vado avanti. I romani erano un po' più guerrafondai, no? Perché hanno legato poi il discorso della pace agli equilibri di forza, e di là è poi nato anche il famoso detto che se vuoi la pace prepara la guerra, cioè ti devi mettere su eserciti per quello che poi noi chiamiamo modernamente il valore deterrente, no? Cioè più forte sei e poi più puoi dire agli altri calmati, non pensare di aggredirmi perché io sono pronto non solo ad attaccarti e a risponderti, ma anche ad accopparti, diremmo noi, a farti fuori. Ma noi veniamo anche da una cultura che ha radici ebraico-cristiane, e il termine shalom, che poi è l'ebraico del termine salam, che è quello arabo, vuol dire non semplicemente pace, ma vuol dire pienezza di vita, e questa pienezza di vita è data da un concetto di completamento che è molto simile alla nostra espressione vivere in pace. Noi quando diciamo vivere in pace diciamo di più del semplice non abbiamo conflitti fra di noi, cioè diciamo stiamo bene, cioè io sono in pace con Antonio, con Sergio e con il presidente, se posso dire Augusto, perché viviamo una pienezza di concordia, di rapporti che ci fa stare bene. Tutto questo poi va nella radice poi cristiana, in cui la pace addirittura diventa un dono, sarà una settimana santa, che è il dono di Gesù Cristo che offre se stesso per una riconciliazione, oppure che per una redenzione, diciamo. E redimere vuol dire ricomprare. Gesù ci ha ricomprato con il suo sangue e ci ha dato la sua pace, che è la pienezza della pienezza, se lo diciamo, rispetto alla radice ebraica. Devo essere molto veloce. Voglio invece citarvi, fra i tanti papi, ho scelto questo pontefice che tutti gli altri poi hanno sempre comunque citato, molte volte implicitamente, molte volte esplicitamente. Si chiama Giovanni XXIII, che come sua prima enciclica scrive un'enciclica che si chiama Pacem in Terris, in un momento in cui il conflitto fra i due grandi blocchi, il blocco sovietico e quello atlantico, come lo chiamiamo noi, era escandescente, no? C'è stata la famosa crisi per cui il Pope Giovanni XXIII, vi sapete, ha fatto da mediatore fra Kennedy e Khrushchev, perché se non erro il luogo era la Valle del Po, non scoppiasse lì un conflitto mondiale
buttandosi addosso delle, reciprocamente delle testate di plebe. Scrive Giovanni XXIII che questa convivenza pacifica è possibile solo ad alcune condizioni. Uno, il riconoscimento che tutti siamo persone non è banale. Nonostante la Dichiarazione Universale dei Diritti della Persona Umana del 10 dicembre del 1948, noi siamo in questo momento storico a chiederci se quelle persone che sono state buttate nelle fosse, uccise, fossero persone o no. Certo che lo sono persone, però sono state trattate, non trattiamo più neanche gli animali così, E quindi non diamo per scontato, dare per scontato questi elementi vuol dire entrare in una retorica molto stucchevole. La persona, il secondo elemento per realizzare la pace, è soggetto di diritti e di doveri. Conosciamo bene che siamo molto sensibili ai diritti, spesso siamo meno sensibili ai doveri. Antonio faceva l'esempio del condominio e degli appartamenti contigui, ma non solo quando usciamo sul pianerottolo, c'è il problema, io ce l'ho a casa mia, di quello che fa rumore oltre il muro della mia camera da letto, perché quindi che non sono insonorizzate, naturalmente diventano anche sempre meno spesse da questo punto di vista. Il riconoscimento di questi diritti, questo è legato, per chi di voi si occupa di diritto, alla grande costruzione che si chiama diritto internazionale, che è una fatica. Il riconoscimento di questi diritti è universale, inviolabile, inalienabile. Molte volte la stessa Carta delle Nazioni Unite non basta, non che non basta nei suoi contenuti, non basta creare un diritto internazionale riconosciuto e accolto dalla comunità internazionale. E poi il riferimento alla verità, giustizia, amore e libertà. E poi la necessità di un'autorità. Allora, perché scoppiamo la guerra? Perché uno di questi punti salta. Questa guerra in Ucraina ha una cosa strana, Le guerre da parecchio tempo, cioè dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, raramente hanno a che fare con territori. Delle guerre si giocano sui tavoli molte volte economici, eppure questo uomo l'ha voluto giocare, che siano tutti su un territorio. È chiaro che legato a quel territorio, quei territori a cui è interessato, ci sono anche degli interessi economici, ma dobbiamo allargare, dobbiamo rinforzare la nostra filosofia della pace, ricordando che nel momento in cui uno di questi punti si indebolisce, siamo più a rischio di guerra. È stato molto importante nell'Angelus di qualche settimana fa che il Papa ha citato il diritto internazionale e ha riconosciuto. Non è che ci ha messo un po' di tempo, è una questione, perché il Papa ovviamente deve anche mantenere una distanza diplomatica che serve magari ad aprire una possibilità ulteriore di mediazione tra i due paesi. Però nell'Angelus ha detto che l'aggressione della Federazione Russa è una chiara violazione del diritto internazionale. Quindi perché la guerra? È chiaro che poi le guerre scoppiano sempre più raramente, come dicevo, per conquiste territoriali, sempre di più per risorse economiche che stanno sul tavolo e qualcuno vuole togliere a qualche altro. La colpa, rispondo magari poi ti do subito la parola. La colpa, allora io devo dire anche qualche cosa cattiva, nel senso che, vabbè, io sono monello un po', quindi ho la carriera rovinata, Augusto non fa niente nonostante tutti i cardinali che conosco, ma allora continuo ad averla rovinata, quindi me la tengo rovinata. Allora, quando si parla prima di tutto di diritto,
e anche quando si parla di atteggiamenti antropologici ed etici fondamentali, la cosa più pericolosa è quella di fare tutte le buone fasce. Non funziona così la cosa. Io ho sentito dire da alcuni, anche miei colleghi, ma sai, Ucraina e Federazione Russa uguali sono. Questa mi sembra una grandissima offesa, perché gli ucraini non sono andati ad invadere nessun territorio, anzi, l'hanno subito un'invasione. Attenzione, certe volte io mi sento un po' depresso, devo dire la verità, perché a persone cosiddette colte, anche con fratelli, bisogna fare la lezione dell'ABC. Io non sto dicendo, non sto giudicando la storia della Ucraina o la storia della Federazione Russa o la storia della NATO o la storia dei paesi dell'est. No, qui stiamo giudicando un atto che ha scatenato un conflitto e sta facendo morire, come ricordava Sergio, persone e emigrare altre. Allora, in quest'atto la colpa è precisa. Un paese sovrano, che è la Federazione Russa, ha invaso un altro paese sovrano, non rispettando il diritto internazionale, eccetera, eccetera. Non solo l'ha invaso, adesso abbiamo il fortissimo dubbio che siano stati commessi dei crimini che superano la possibilità, perché c'è una convenzione di Ginevra, c'è un qualche cosa più o meno, la guerra è sempre sporca, non esistono guerre pulite. Uno straccio di diritto che ci dice alcune cose le puoi fare e altre cose non le puoi fare c'è da qualche parte. C'è un altro atteggiamento che non favorisce la pace, che di cui gli italiani e la stampa italiana soprattutto è molto, diciamo, brava, cioè proprio dovremmo ricevere un Nobel, che è il terzismo, che è un'altra cosa che mi dà fastidio. Il terzismo, no, guarda, io non sto né con l'uno né con l'altro. Come sta né con l'uno né con l'altro? Che ricorda quella cosa ignobile del terzismo durante il terrorismo, né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Io quando lo sentivo dicevo: ora ti porto a casa degli amici della famiglia Moro e tu gli vai a dire alla famiglia Moro, che già il padre da più di 50 giorni in un carcere, fra virgolette, delle Brigate Rosse, gli vai a dire che non stai né con lo Stato né con le Brigate Rosse. Come minimo qualcuno prenderà una mazza e te la darà in testa. No, bisogna prendere posizione. Ripeto, bisogna prendere posizione sull'atto. Poi ognuno ha una storia, pure io che sto parlando ho una mia storia, tutti abbiamo una storia. Tutte le singole persone, tutti i paesi hanno una storia, ma noi stiamo valutando l'atto. E l'atto è una terribile ingiustizia. Mi fermo se tu. Sì, grazie. Grazie tanto per queste domande, Rocco. Due piccolissime osservazioni. La prima è che la parola guerra non ha un'origine latina né un'origine greca, e ha un'origine sassone o napoletana. Questo non vuol dire niente, non vuol dire che siano cattivi, però è singolare, soprattutto in questa terra, al Loco Rotondo, dove ho scoperto tante tracce della lingua greca, è singolare che un'azione così terribile e definitiva, quando si ha a che fare con la perdita di vite, non abbia una radice latina o greca. E questo, diciamo, che conta poco. Quello che invece mi sembra un pochino più interessante è l'assenza o la rarissima esperienza di scuole di pace. Tu ricordavi le scuole di guerra. Allora, io ho scoperto da poco che nel mondo esistono 1.800.000.000 di giovani tra i 20 e i 29 anni che appartengono a popoli in conflitto. 1.800.000.000.
tra i 20 e i 29 anni, pur non avendo, non essendosi fatti nulla probabilmente reciprocamente, vi dico adesso alcuni popoli e alcuni conflitti che in parte abbiamo dimenticato, ma sappiamo che c'è una terza guerra mondiale a pezzi. Non si sono fatti qualche cosa direttamente, ma i loro genitori, i loro popoli, diciamo. Pakistani e indiani, libanesi e israeliani, palestinesi e israeliani. Oggi, purtroppo, forse dal 2014 per una parte, ma sicuramente da 47 giorni, russi e ucraini, kosovari e serbi, nel Caucaso ci sono gli osseti, gli azerbaigiani, no? Insomma, abbiamo anche dimenticato il Nagorno-Karabakh, no? Forse è difficile anche sapere dove sta, sono tuttora armati, nel Sudan, da cui è nato il Sud Sudan, e poi più recentemente nel Mali, in Colombia, c'è una guerra all'interno, una guerra civile, no? Anche se poi ne risentono soprattutto i paesi vicini. Ma ultimamente questa cosa drammatica che ho visto il Papa piangere, io non la conoscevo se non forse da qualche mese, le stragi dei cristiani cattolici bianchi in Canada a danni dei nativi, cioè delle popolazioni native che noi chiamiamo indiani, ma sono dagli udienze, il Papa piange, no? Poi purtroppo quello è successo, migliaia e migliaia di persone. Allora, ecco, capite come se c'è una componente così importante su 7 miliardi di abitanti che ha alle spalle o vive tuttora un conflitto, quanto sia difficile puntare ad una pace con quegli aggettivi, con quelle indispensabili ingredienti, e cioè la felicità, l'armonia, la prosperità, la giustizia. Ecco, quindi tu ci puoi dare un sentiero di speranza su questo, poi parliamo delle strategie fra un pochino, no? Che è la seconda parte del nostro tempo. Ma per quella piccola esperienza che io ho, l'educazione alla pace nasce dalla gestione della propria aggressività. Eric Fromm ha scritto, forse l'ho riportato da qualche parte, Eric Fromm ha scritto che l'aggressività, come l'ho riportato, l'aggressività noi ce la portiamo dentro, è genetica. E quindi abbiamo questa pulsione interiore e anche esteriore a voler sopraffare l'altro, a dominarlo. Sto descrivendo una natura umana cattiva? No, sto descrivendo una natura umana allo stato bravo. Per chi di voi è cristiano, Gesù dice: se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli. Cioè chiama non le persone qualsiasi, gli apostoli, dice che sono cattivi. Quindi le pulsioni che stanno dentro di noi non sono tutte positive. Allora, cosa vuol dire gestire la propria aggressività? Vuol dire educarla, vuol dire incanalarla. Mounier, che ha scritto diverse cose sulla pace, dice che non sentirà mai desiderio di pace chi nella propria vita non ha avuto almeno una volta il desiderio di prendere qualcuno e di sbatterlo vicino al muro. Voi direte: ma che pace è questa? No, è l'onestà con se stessi. La nostra natura è una natura buona in alcuni casi, ma in altri casi è una natura aggressiva. Cioè Gesù ci chiama cattivi. Allora, significa che dobbiamo fare un lungo cammino, perché quell'aggressività va qua i termini, io non sono uno psicologo, ma i termini sono tanti: incanalata, sublimata, educata.
modificata, orientata, trasferita, per esempio la creazione artistica è una creazione che fa venire fuori l'aggressività, nel senso bello del termine, la fa diventare appunto creativa, come dicevamo prima, oppure come diceva un amico, quando sente di voler prendere un cazzotto di qualcuno, mette le scarpe da ginnastica e inizia a correre, si abbasserà un po' di adrenalina. Non sto banalizzando, perché, ecco, lo dico con una battuta, molte volte no, succede che il bambino, la bambina di scuola elementare, purtroppo il bullismo è molto diffuso nelle nostre scuole, torna a casa e dice: mamma, papà, mi hanno picchiato. La mamma, il papà, tutti credono nella pace, no? Magari fanno anche le manifestazioni, e poi dicono al bambino: e tu che cosa hai fatto? Non hai risposto. Un momento drammatico quello, eh? Io lo sto dicendo scherzando, ma un momento estremamente serio. Un bambino di 9-10 anni che torna a casa e dice: sono stato picchiato, tu non puoi, se no non aiutiamo mai alla pace, dire: e non l'hai picchiato pure tu? Ma neanche al tempo stesso puoi dirgli: ti devi stare fermo, e qui andiamo, ti devi stare fermo e non devi fare niente. Quindi c'è una vera e propria educazione in cui l'aggressore, che è il ragazzo che fa il bullo e tutto quello che volete voi, va contenuto, ma va contenuto salvando il mio desiderio di pace, costruendo un'interiorità di pace che non esclude la difesa. E qui veniamo al problema successivo. In altri termini, io ho avuto una discussione con uno dei confratelli pacifisti che mi diceva: dobbiamo fare quello che ha fatto Antonino quando è andato a Sarajevo, cioè dobbiamo andare a Leopoli. Poi sono andati, non sono andati a Kiev perché non c'era autorizzazione ovviamente di andarci. E sì, perché ci dobbiamo andare? Perché dobbiamo offrire una testimonianza di pace. Ok, ma quello è un segno importante, ma è un segno. Qui invece dobbiamo parlare di un'educazione popolare molto più vasta, di contenimento dell'aggressività, di percorsi per passare appunto a un ministero della pace, a un'educazione della pace, che non può essere fatto, perché sarebbe deleterio andare ora nella piazza di Leopoli di Kiev e dire: bene, facciamo una resistenza popolare, pacifica, non armata. A parte che è poco etico, secondo me. Questo è un percorso, questo può dare speranza. E ci sono paesi che l'hanno fatto, no? E purtroppo è finita male, perché non è stata preparata una classe dirigente all'altezza di lei. Ma noi abbiamo avuto una grandissima testimonianza da Nelson Mandela, che è stato capace di fare un'opera di riconciliazione nel suo popolo, dove bianchi e neri si sbranavano tra di loro, diciamocelo francamente, non solo ha siglato una pace, ma poi ha iniziato questo cammino di riconciliazione, che ha portato dei frutti. Purtroppo poi la classe dirigente che è venuta dopo non è stata all'altezza di continuare. Grazie Rocco, ascolteremo. Io andrei verso la parte conclusiva, cioè quella delle strategie, no? Abbiamo parlato di pace, l'abbiamo pensata, abbiamo visto che deve essere qualificata, abbiamo trattato di qualche dubbio. Resta il dubbio, piccola parentesi, sulla molteplicità delle motivazioni che hanno spinto il presidente russo a questa azione. E poiché il Donbass, che era la parte meridionale, sapete bene, dell'Ucraina, e che è oggetto in queste ore, in
purtroppo di cose penso inenarrabili, non soltanto dal punto di vista militare. Nel Donbass si produce il 42% del PIL dell'Ucraina, quindi c'è un territorio non vastissimo, ma comunque vasto per le dimensioni generali dell'Ucraina, dove si trova petrolio, gas, materie prime molto preziose e le famose terre rare, nei computer, nelle batterie che devono alimentare la nostra rinnovata mobilità sostenibile, quindi le auto elettriche e così via. Quindi c'è una componente politica, c'è una componente ideologica, c'è una componente economica. No, sappiamo che il regime russo è particolarmente caratterizzato da una forte concentrazione della ricchezza in pochi mani. Bene, andiamo verso le strategie. Ne ho in mente quattro. La prima è quella che deve puntare all'obiettivo massimo, cioè la pace come bene comune, non soltanto del nostro continente, ma come bene comune globale. Che non possiamo illuderci che si possa arrivare ad una pace con quelle caratteristiche se ci dimentichiamo dei grandi luoghi dove la pace non c'è. E quindi l'azione diplomatica che vi dicevo, non la ripeto, ma questa è fondamentale, può essere segreta, può essere parzialmente segreta, ma deve essere incessante. E chi si può candidare a fare da mediatore, citava Don Rocco Papa Francesco, è chiaro che pur essendo netto non può essere offensivo, no? Non può essere ulteriormente netto. Non dimentichiamo che questa è una guerra tra cristiani, tra l'altro la religione non c'è a mio avviso, ma è una guerra tra cristiani, no? Cristiani della stessa confessione, neanche protestanti e cattolici come il dell'anno, ma entrambi i due popoli ortodossi fanno riferimento a due metropoliti diversi, quello di Mosca, Kirill e l'altro di cui sfugge il nome in questo momento, a Kiev, la chiesa di Kiev. Ecco, ancora mezzo pensiero su questa prima strategia: l'Europa non può pensare di agire da sola, la Cina, l'India, il Pakistan, lo stesso Sudafrica, la Turchia non possono non avere un ruolo, soprattutto se si muovono gli stati. Bene, seconda linea è quella di, a mio avviso, e non lo dico un po' leggero, anche per quello che ci siamo confidati con Antonio, sostenere la resistenza. Non si può lasciarla. Terzo, il fronte energetico. Abbiamo visto che la nostra Europa, che era un po' arrugginita prima del 2020, ha trovato un slancio fortissimo in pochi mesi a livello globale, questo è successo con una presa, diciamo così, con un piglio particolare delle nostre istituzioni europee, si è realizzato un vaccino, molti di noi, forse tutti, qui l'abbiamo fatti tre in un anno, quando ci vogliono genere 10 anni per metterlo a punto, uno nel giro di 2 anni è stato messo a punto e somministrato a milioni di persone. Quindi la risposta ad una progressiva ma rapida autonomia energetica ci può essere e può essere in comune, qualcosa si sta muovendo, abbiamo visto. Una politica energetica comune è fondamentale, occorre uno sforzo analogo a quello che abbiamo visto per lottare contro il Covid, che non è sconfitto, per l'indipendenza energetica. Quarta e ultima cosa, non dimentichiamo chi stava peggio di noi, chi sta già peggio rispetto a 47 giorni fa e chi starà ancora peggio, e cioè è necessario uno sforzo nuovo, impulso alla cooperazione internazionale fatta seriamente. Il sostegno alimentare, noi sappiamo che Russia e Ucraina sono tra i principali produttori di cereali, senza entrare nel dettaglio, gran parte della costa meridionale del Mediterraneo, quindi i paesi arabi, dipende da quelle esportazioni, quindi parliamo di pane, voi sapete che quando c'è difficoltà a mangiare ci si sposta, i governi si deboliscono, le pressioni migratorie diventano più intense anche da sud, non soltanto da est. Ecco, quindi riassumo: azione diplomatica,
sostegno alla resistenza, autonomia energetica e nuovo impulso alla cooperazione internazionale seria. Non so se tu concordi, io non so se ne aggiungi altre, anzi sicuramente. Allora, è chiaro che noi abbiamo bisogno, come diceva Giovanni XXIII, di un'autorità che preservi la pace. Le autorità nazionali sono abbastanza forti, però l'autorità sovranazionale, le autorità sovranazionali che noi abbiamo, come l'Assemblea delle Nazioni Unite, è debole, e come anche la Comunità Europea è un po' più forte in termini, diciamo, di esecutivo, un esecutivo che non esiste, ma in termini, diciamo, di scelte politiche, ma non è ancora così forte, non ha una difesa comune, non concorda già le stesse sanzioni economiche alla Federazione Russa, voi sapete, sono state frutto di un processo, di accordi, tutte le cose. Quindi questo va da sé che noi abbiamo bisogno di questa autorità. Il problema è, intanto, allora io qua voglio essere molto chiaro, io sono dell'avviso, lo dico immediatamente e poi lo spiego, che è lecito, uno, difendersi in una guerra di aggressione, due, farsi aiutare, e nel nostro caso, visto che non è, grazie a Dio, qui l'aggressione, aiutare chi è aggredito. Detto questo, la guerra diventa giusta? No, la guerra non è mai giusta, perché la guerra si basa sulla violenza, sull'uccisione, non è mai giusta. Invece qui stiamo parlando, quello che ha detto all'inizio Antonio, del principio di legittima difesa esteso a livello popolare. Tant'è vero che ne parla il catechismo, quando non sto a leggere tutte le condizioni del catechismo USA, ma esattamente ne parla il numero catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 2309, e la chiama legittima difesa popolare con la forza militare. Allora qualcuno mi dirà, allora tu ora stai smentendo tutto quello che hai detto prima? No, questo principio etico estende a livello popolare quello che succede a livello personale. Che cosa succede a livello personale? Che una persona mi può venire incontro con una pistola e mi minaccia. Mi minaccia, io ho diritto a difendermi, è legittimo difendermi? Sì che è legittimo difendermi. Dove si basa questo? La dottrina cattolica va un po' studiata, molte volte la si cita senza gente. E si cita per esempio questo povero uomo che è la mente più eccelsa della Chiesa Cattolica, la più eccelsa, si chiamava Aurelio Agostino, che scrive che è stato definito erroneamente il teorico della guerra giusta, ma non è il teorico della guerra giusta, è un tunisino. Che scrive nel caro presidente dell'EMPA, nel De Civitate Dei, è infatti l'ingiustizia del nemico che obbliga, e qui sono tutti latinisti quindi devo citare il latino, ingerit il termine latino perché Agostino era un retore di prima classe, obbliga, cioè porta, sprona il giusto, il saggio, ad accettare quelle giuste e a dolersi di questa ingiustizia perché appartiene agli uomini, sebbene da essa non dovrebbe sorgere la necessità di far guerra. Cioè, ritorniamo all'esempio personale, se tu mi vieni incontro con una pistola e vuoi ammazzarmi e io non ho altro modo di difendermi se non quello di aggredirti e di toglierti la pistola, e per togliere la pistola devo usare qualche cosa, una mazza, un'altra pistola, allora io posso farlo questo perché la vita è sacrosanta e nessuno me la può togliere. Io ho diritto a difendermi ed è legittimo difendermi.
Io ho molti amici pacifisti, anche di quegli estremi, no? Che mi dicono: ma io ho fatto una scelta di pace. Benissimo. Attenzione qui, perché non andate a denunciarmi l'autorità ecclesiastica, perché l'hanno già fatto, quindi non perdete tempo. Poi io le scrivo le cose per stare tranquillo. Hai detto durante la riunione del Presidente del Tempo questa cosa? No, dico, non c'è bisogno. Durante la riunione l'ho scritto, vai, te lo leggi e lo scrivo. Attenzione, ritorniamo. Mi viene incontro uno che mi vuole ammazzare. Bene. È legittimo difendere. Ma uno dice: ma Gesù ci ha detto porgi l'altra guancia. È vero. Non stiamo smettendo il Vangelo. Gesù ci ha detto che non dobbiamo rispondere al male con il male. Bene. Posso io non difendermi? Certamente. Si chiama martirio questo. Io offro la mia vita. Tu mi vieni incontro con la pistola, mi vuoi aggredire, io alzo le mani, mi sparerai, morirò. Però. E se io sono padre di famiglia? E questa mia scelta di martirio ricade sulla famiglia? Perché ricade sulla famiglia. Perché i miei figli hanno diritto ad avere un genitore. O ancora di più, e se a fianco a me c'è un anziano, un bambino, una persona che ha una disabilità, posso fare il martire? No, fratello mio, no, sorella mia, perché tu hai un obbligo di giustizia nei confronti delle persone che ti sono affidate. Fosse solo anche l'affidamento temporaneo, cioè nel senso che io sto su un autobus con dei bambini che non sono neanche miei figli e non li conosco, ma io ho il dovere di difendere quei bambini. E se difendere vuol dire prendere un'altra pistola e sparare quello che sta aggredendo, io lo devo fare. Ma io sono un pacifista. Sì, ma nessuno lo mette in dubbio. Ma tu puoi fare scelte di martirio per te stesso, perché non hanno le forze per difendersi. Ma scusatemi, la resistenza che cos'è stata? La resistenza, che cos'è stata la resistenza? Io sto aspettando il 25 aprile alcune... Allora, questa cosa è legittima, tant'è vero che nel Magistero della Chiesa, in Paolo VI, nell'Encyclica Populorum Progressio, si dice che è addirittura in alcuni casi legittima l'insurrezione rivoluzionaria, quando nel caso di una tirannia evidente e prolungata che attenti gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuoce in modo particolare al bene comune del paese. Non è finita. Tant'è vero che un altro papa di nome Giovanni Paolo II ha coniato un termine che si chiama ingerenza umanitaria. Cos'è? L'ha scritto benissimo. I papi parlano in italiano, anzi, il sito del Vaticano parla in 15 lingue, quindi tutto lo posso andare a vedere e capirlo se vogliono. Quando le popolazioni civili rischiano di soccombere sotto i colpi di un ingiusto aggressore e a nulla sono valsi gli sforzi della politica, quelli che Sergio poneva al primo punto, e gli, attenzione, e gli strumenti di difesa non violenta non sono valsi neanche gli strumenti di difesa non violenta, è legittimo, è persino doveroso impegnarsi con iniziative concrete per disarmare l'aggressore. Papa Francesco, nell'enciclica Fratelli Tutti, dice giustamente: però
dobbiamo stare attenti a non esagerare con questo principio di ingerenza umanitaria per poi fare le guerre che ci piacciono. E ci dice, vabbè, c'è un focolaio di guerra, allora io vi mando gli aerei della NATO. Giustamente, ricorda. Ma il principio è ben chiaro. E questo voi sapete, voi forse ricorderete, che ha portato a un'operazione in Africa che si chiama Restoring Hope, chiesta dalla sede apostolica, dalla Santa Sede, di mandare lì i casi perché si stavano scannando fra di loro. Insomma, basandosi su questo principio, beh, io dico che la condizione dell'Ucraina non è molto lontana. Chiudo, non voglio parlare molto perché parlo molto. Le sanzioni, giudizio etico sulle sanzioni. Allora, cosa penso? Che le sanzioni hanno una loro legittimità, perché voi sapete bene che cosa sono, che cos'è la sanzione. Noi colpiamo il paese aggressore togliendogli il più possibile dei liberi, che in genere sono quelli, o i liberi che vengono venduti, oppure recidiamo i contratti che avevamo stabilito, eccetera, eccetera. L'esperienza dice però che le sanzioni hanno un valore e hanno una forza in un primo periodo. Alla lunga, e i casi sono tanti che potrebbero citare, il costo delle sanzioni è pagato più dalla popolazione che dalle autorità. Diciamocelo francamente, se noi dovessimo, Dio non voglia che questa guerra duri un paio d'anni, ma Putin non morirà di fame, anzi mangerà caviale, tutto quello che mangia, champagne, tutti i giorni, perché sta nel bunker dove sta lui. Ma la popolazione della Federazione Russa, che già era già in crisi economica prima della guerra, con ulteriori sanzioni praticamente arriverà alla fame totale. E allora, ecco, quello è una cosa che pone una domanda morale, cioè la sanzione economica portata alla lunga è più pagata dal popolo che dalle autorità. In un primo momento è pagata da tutte e due, ma in un secondo momento è la popolazione che paga di più. E quindi pensare di prorogarla sempre, ecco, io porrei dei problemi. Del resto, se noi ci ricordiamo un po' di storia, ma tutti i pontefici, ricordiamoci l'ultimo caso che grazie a Dio si è risolto bene, cioè quello di Cuba, no? In cui il Papa Francesco ha di nuovo aperto un canale diplomatico che ha portato poi a togliere le sanzioni da parte degli Stati Uniti, perché c'è stato l'incontro fra il presidente Obama e il Castro, cos'è, fratello, no? Il Castro fratello, e si è aperta cioè, perché poi alla lunga il popolo cubano, queste erano sanzioni credo che durassero fino a 40 anni da parte degli Stati Uniti nei confronti di Cuba, e stavano proprio ammazzando il popolo, dal 57 erano iniziati, quindi anche di più. Bene, credo di aver risposto a quello che volevo dire. Io penso di interpretare il sentimento di tutti ringraziandoti, Rocco, io ti ringrazio di cuore e lascio tra un attimo la parola al mio presidente. Spiego cos'è Federcasse, anzi non lo spiego del tempo, perché non è detto che tutti lo sappiano. Questo lo dice lui, quindi a me non resta che dire nulla, semplicemente ringraziarvi e se posso, per chi ritiene, per chi crede, una proposta di preghiera tra le diverse preghiere, non tantissime, che sono state scritte in questo periodo. Ce n'è una che mi ha particolarmente colpito, la di Mimmo Battaglia, l'arcivescovo di Napoli, il 16 settembre anche recitata dal Papa. È molto umana, molto semplice, la trovate in rete come tante altre cose. Vi leggo le ultime due righe. E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui, è nostro fratello. O Signore, poni un freno alla violenza, fermaci, Signore.
Grazie e buona Pasqua. Senza nulla togliere a Don Rocco, complimenti ad Antonio Convertino, che ha l'intelligenza, la sensibilità e la capacità di valorizzare la comune amicizia che abbiamo Don Rocco, perché è la seconda volta che lo porta al Locco Rotondo, e la numerosità dei partecipanti, l'attenzione con la quale le conversazioni vengono seguite testimoniano che sono argomenti sentiti e che Don Rocco è un ospite gradito, e immagino che Antonio continuerà a coltivare. Ringrazio Sergio, che è venuto da Roma, lui è direttore di Federcasse. Federcasse è l'organizzazione nazionale che raggruppa le banche di credito cooperativo di tutta Italia, di qualsiasi natura, specie, indole e dimensione, e io, ahimè per loro, ne sono da qualche tempo il presidente, e quindi ci occupiamo di banche, ma ci occupiamo di banche cooperative, e quindi, come diciamo sempre noi, sono banche che hanno una particolare attenzione alla persona, all'individuo. Non è allo Prontorno che devo spiegare queste cose, perché c'è terreno fertilissimo, in quanto, proprio come queste iniziative dimostrano, la banca di credito cooperativo di Locco Rotondo è particolarmente sensibile a questi temi, quindi immagino che tutti i presenti conoscano benissimo l'attività che la banca svolge e l'indole con la quale l'attività viene svolta a vantaggio appunto della collettività. Peraltro in questi anni abbiamo avuto la capacità, la forza, l'intuizione di portare avanti, con le nostre complessità, con le nostre difficoltà, una grande riforma che sta funzionando, ma nello stesso tempo ci poniamo una serie di domande e di problemi su come si possa far evolvere ulteriormente questo sistema per salvaguardare le ragioni fondanti del nostro sistema. E le ragioni fondanti del nostro sistema sono quelle dell'attenzione all'uomo. Ed ecco che quando si determinano grandi cataclismi naturali o determinate dall'azione umana, come quello del quale diffusamente abbiamo parlato oggi, noi interveniamo, e interveniamo avendo riguardo alle persone. Per questo noi abbiamo lanciato una grande sottoscrizione nazionale che si rivolge ad obiettivi precisi, perché molto spesso anche le grandi raccolte che si fanno tramite la televisione, i mezzi di comunicazione in massa, dateci soldi che faremo qualche cosa. Ecco, noi abbiamo storicamente l'abitudine di ricevere le generose contribuzioni dei nostri soci, dei nostri clienti, e ho visto che Antonio ha avuto la cura di farlo stampare nella parte posteriore dell'invito, e noi rivolgiamo questi sostegni ad iniziative specifiche. Nei casi di guerre è ancora più complesso fare arrivare in modo giusto questi sostegni. Noi lo facciamo tramite la Carisa italiana, e sono quattrini che vanno a beneficio dei profughi, dei bambini, degli adolescenti che arrivano in Italia, e quindi sono contributi che vanno sicuramente a beneficio di persone determinate. Noi seguiamo l'andamento, le rendicontiamo, ci assicuriamo che questi denari siano arrivati. Abbiamo raccolto tanti soldi, iniziano ad essere eseguiti i prelievi per le destinazioni, ritenute opportune con la collaborazione della Caritas, ma non solo ci sono queste iniziative di carattere generale e collettivo, ma ci sono tutta una serie anche di iniziative di carattere specifico, perché in molti dei nostri comuni vengono ospitate famiglie di profughi. Bene, anche in questo caso ci rendiamo iniziatori di forme di aiuto, quindi il nostro mondo sta facendo uno sforzo straordinario, perché tutti i discorsi che noi facciamo, come devo dire anche quelli ai quali giustamente dal mio punto di vista sono appuntate le critiche di Don Rocco, poi tutti questi ragionamenti finiscono nel dire: c'è quella famiglia che ha avuto dei lutti, c'è quella famiglia che non ha più la casa, ci sono delle persone come noi che hanno bisogno di aiuto. Quindi lasciamo ai grandi pensatori questi dibattiti, ognuno ha la propria idea, per carità, ognuno propone la propria soluzione, tutto va bene, ma noi che ci occupiamo di persone, ci occupiamo di bisogni, guardiamo questo aspetto, direi drammaticamente concreto.
Quindi la mia è una sollecitazione a sostenere l'iniziativa anche della BCC di Locorotondo per favorire l'incremento di questa raccolta, perché vi assicuriamo vanno alle persone che hanno bisogno. Fino a questo momento sul conto generale abbiamo raccolto 1.200.000 euro, che è comunque una somma consistente che appunto si aggiunge a tutte le iniziative territoriali. Lo facciamo veramente col cuore, lo facciamo con grande impegno e alimentiamo questi dibattiti anche non solo per attirare l'attenzione sui temi straordinariamente importanti che Sergio e Don Rocco hanno voluto toccare, ma ci stanno a cuore anche i problemi specifici di tutti questi bambini e di tutte queste famiglie che hanno assolutamente bisogno di sostegno. Quindi aiutiamo questa gente. Grazie a voi e alla vostra generosità. Se qualcuno volesse porre dei quesiti o una breve condivisione della sua riflessione, siamo disponibili, quindi si faccia pure avanti, perché il tema naturalmente, come abbiamo detto, è complesso. Questo si faccia avanti quasi minaccioso. Sì, diciamo che moral suasion. Anche noi a Locorotondo ci stiamo adoperando dall'inizio della guerra. Già un carico di merce è arrivata a destinazione, a giusta destinazione, non così abbatinata, e ci stiamo attivando a raccogliere altra roba, soprattutto medicinali e viveri per i bambini, e subito dopo Pasqua un altro camion partirà per l'Ucraina. Ci sono dei volontari che si sono portati sul posto e hanno verificato la volontà della roba che arriva a destinazione. Pertanto, oltre a quello che la banca, la BCC sta facendo, anche Locorotondo sta rispondendo molto bene a questa raccolta. La raccolta continua ancora fin dopo Pasqua. Noi come centro Caritas siamo all'auditorium della scuola media. Chi volesse portare cibo o coperte soprattutto, siamo lì il lunedì e il venerdì, oppure se possibile anche qualche altro giorno, basta telefonare e qualcuno di noi si recherà sul posto. Noi in piccolo facciamo quello che possiamo, i grandi si devono adoperare per la pace. C'è una canzone che dice: la notte non finirà mai. Speriamo che questa guerra finisca quanto prima. Bene, allora grazie anche a Frank per aver ricordato sicuramente l'iniziativa che va ulteriormente valorizzata. Ha partecipato il Comune, la Caritas, le scuole hanno raccolto e stanno continuando a raccogliere effettivamente beni di prima necessità. Contiamo che pervengano il prima possibile a destinazione. Bene, nel ringraziare i destinatari, del ringraziamento sanno quanto io sia sincero, profondamente sincero e grato della loro presenza qui davvero, e un ringraziamento però che estendo naturalmente a ciascuno di voi per l'attento ascolto e per quella che vorrei essere la riflessione, perché abbiamo detto a pensare, ma pensare è poi il presupposto di un corretto agire, per quelli che saranno i giorni a venire, che ci auguriamo possano essere sicuramente più positivi. Citerei infine Dietrich Bonhoeffer, di cui mi pare proprio qualche giorno fa ricorreva l'assassino, chiamiamolo col suo nome, fu giustiziato, ma è un termine ingeneroso parlare di giustiziare, quando poi invece è stato soltanto assassinato da un regime che era il regime nazista. E Bonhoeffer diceva che se io, non mi corregga Rocco se cito male, che se io vedo un folle o un criminale che si mette alla guida di un veicolo e lo dirige verso la folla, chiamiamola meglio la gente, un numero di persone, io non posso limitarmi a sperare che prima o poi sterzi, non posso limitarmi a sperare che se credo in Dio lo illumini all'ultimo momento, no, io mi devo precipitare a cercare di togliergli
dalle mani quel volante, che è un volante assassino. Quindi in questo ci deve essere tutta la nostra compartecipazione, nel senso che la, come dire, la condivisione di una situazione così drammatica, che è quella che si determina quando c'è una guerra, non ci può mai vedere spettatori passivi. Quale che sia la nostra azione, se il nostro intendimento, il nostro pensiero è corretto, anche la nostra azione sarà efficace e corretta. Grazie ancora a tutti.